Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Bentrovati a tutti gli ascoltatori di RDA Radio 1, un grande saluto al popolo giallorosso e anche agli amici che da una settimana ci hanno scoperto in video sul canale di Antenna Roma, quindi questa trasmissione, lo dico a chi ci ascolta alla radio, viene anche diffusa in video con la mia persona a parlare davanti alle telecamere e a esporre tutti i commenti sulla Roma. Vi ringrazio dei consensi che abbiamo ricevuto durante la settimana per la versione video e quindi questo sarà un motivo in più per tenerci a contatto. Diversi anche i commenti che sono giunti, qualcuno concorda con le mie opinioni, qualcun altro no, ed è giusto che sia così. Democraticamente offriamo la possibilità di commentare quanto esponiamo. Tra l'altro una signora molto simpatica mi ha detto: ma Tony, perché non ti tagli quei capelli? Allora mi sembra anche giusto precisare, come dico sempre riguardo i termini calcistici di vecchia data che io uso, io appartengo a quella vecchia generazione, alla Roma degli Anzalone, alla Roma di Elenio Herrera. Ero bambino quando sono nato con quella Roma, andavo allo stadio nella tribuna autorità, avevo questa occasione grazie a mio padre che lavorava lì allo stadio, era delle forze dell'ordine, quindi era possibile poi, terminato il lavoro di mio padre, andare a vedere quasi tutta la partita in questa tribuna, dove si passava dallo spogliatoio che era tra la curva sud e la tribuna Montemario, quindi vedevo veramente i giocatori. Da lì è nata la passione per i colori giallorossi e pertanto io, anche diciamo con la mia storia delle manifestazioni di piazza, dell'epopea degli anni 70 che ho vissuto, sono rimasto capellone. E allora non mi riscontro in questa società di oggi, dove mancano i valori, dove siamo tutti attaccati a questi telefonini, dove non c'è più socialità, e poi lo vediamo nei fatti di cronaca che accade quello che accade. E allora, dopo questa doverosa precisazione per gli amici che ci vedono in versione televisiva, veniamo a commentare la partita di ieri contro l'Atalanta qui all'Olimpico. Roma, come al solito, sprecona, non si capisce come mai Dybala, con dei rigori in movimento, non riesce a piazzare la palla. Io credo che in tutti i giocatori, grandi campioni che anche poi vengono a Roma, dopo un po' vengono assuefatti da quello che è il modus operandi che si vive qui nella capitale, nello spogliatoio. Io credo che poi questi grossi campioni che vengono alla Roma, dopo un po' di exploit, vanno in difficoltà, quindi hanno una sorta di involuzione, lo abbiamo visto per Ebram, potrei farvi altri nomi, oppure stentano ad entrare in condizione, ci mettono un pochino più di tempo per diciamo entrare nell'ambiente giallorosso. Queste sono caratteristiche che io analizzo, quindi ripeto, avendo veramente tante esperienze di tanti anni con i colori giallorossi, avendone passate di tutte e di più, c'è sempre da soffrire quando si parla della Roma. E anche nella partita di ieri io credo che un'altra squadra, che altri attaccanti di squadre anche minori, anche di Serie B, lì davanti alla porta, credo sarebbero stati più precisi. Se andiamo a prendere anche gli attaccanti della Roma femminile, che sta giocando veramente alla grande, io sto seguendo il calcio della Roma femminile anche perché abito molto vicino al Tre Fontane, ci vado a piedi a vedere le partite, io credo che anche le ragazze della Roma femminile sotto porta avrebbero concretizzato meglio. È sicuramente un'analisi spietata, chi mi ascolta, chi mi vede potrebbe dire: a tu non vuoi bene alla Roma. Non è così, la Roma si discute perché si ama, io ho coniato questa nuova terminologia proprio perché certe cose sotto porta non devono accadere. La porta, io lo dico sempre, è larga 7 metri, la palla va piazzata. Lo vado dicendo da anni che qui a Roma ci sono dei giocatori che non sanno praticare il più semplice gioco del pallone. Pregherei la regia di far vedere, la regia video, questa mia fotografia. Era il 1970, io ero ragazzino dei NAG, qui giocavo con il campionato degli allievi romani e poi allievi regionali con l'Unione Sportiva Centocelle, associazione sportiva di un quartiere ad est periferico della capitale. A vedere qui, addirittura all'epoca, gli allenatori con la lavagna ti insegnavano già gli schemi.
che dovevi tornare indietro, stare largo sulla fascia, e queste cose ce le ricordiamo. È l'ABC del calcio, che in una squadra di Serie A, massima divisione Serie A, dovrebbe essere veramente pane quotidiano, dovrebbe venire naturale. Ora certi errori, specie sotto porta, da grandi campioni, sono... Non si possono accettare, e quindi mancano punti pesanti, come con l'Atalanta, con la Fiorentina, con il Verona, con la Salernitana. La Roma sarebbe sicuramente da terzo posto, e qui onore al merito a Mourinho. Io lo dico sempre, Mourinho a vita sulla panchina della Roma. Adesso in settimana grande movimento, perché il DS è stato mandato via, c'è una sorta di rivoluzione, ed è giusto che sia così. Per coloro che mi conoscono sanno bene che io sono un dirigente di Federazione Sportiva Nazionale di Danza Sportiva, una disciplina CONI a tutti gli effetti, e anche nel mio mondo, quando c'è qualcuno che non lavora bene tra i giudici, tra i direttori, tra coloro che sono dirigenti di una federazione, vengono mandati a casa. Non si fanno sconti a nessuno nel mio settore dello sport, e così deve essere anche nel calcio, dove la società ci mette del suo, ci mettono i cosiddetti quattrini. E allora sicuramente la società ha sbagliato nel dare opzione, nel dare benestare ad acquistare dei giocatori che sicuramente sono discutibili dal rendimento atletico e calcistico sul campo. E così Mourinho, un nuovo mago della Roma, ha fatto veramente il massimo, ha portato un trofeo nella capitale con questi pezzi veramente malandati che cerca di mettere insieme. Ieri per esempio ha fatto i cambi giusti al momento giusto, Shaarawy, Spinazzola, sono giocatori da secondo tempo che diventano devastanti quando gli avversari calano di ritmo e di intensità. Per cui è su questo che bisogna puntare. Mourinho le sa queste cose. Io mi auguro che la società prenda coscienza e che rinnovi il contratto a questo number one. Amici, c'è poco da dire, adesso c'è questo derby infausto con la Lazio. Dico infausto perché arriva in un momento sicuramente non congeniale per i colori giallorossi, questa formula della Coppa Italia che andrebbe sicuramente rivista, già l'ho detto nella puntata passata. Non c'è altro da dire, poi si va a Milano, la formazione è rimaneggiata, ma la Roma è magica, lo abbiamo visto ieri, però ci vuole ancora quel qui di più, quel pizzico di precisione sotto porta nel capire cosa bisogna fare. Permettetemi un applauso veramente per Bove, che dal vivaio è l'unico giocatore, ecco, può essere lui il faro di centrocampo, ha quelle qualità tecniche agonistiche giuste per essere veramente quel famoso mediano di spinta, che dico io, che riesce a dare veramente quel vigore a un centrocampo che sicuramente è spento, per non dire altro. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo commento. Io mi auguro di tornare giovedì qui in radio e alla televisione con un grande giubilo. Premetto una cosa, io sono molto sportivo, perché i miei affetti più cari, le mie amicizie più care, anche le mie ex mogli erano tutte della Lazio, per cui io sono vissuto in un covo di laziali e ci sono sempre andato d'accordo. Certo, quando la Roma perdeva, mia moglie non cucinava, quindi andava a mangiare al ristorante, ma queste sono quelle note folcloristiche che fanno parte di quel sano sfottò che deve esistere tra le due tifoserie. Pensate che un mio amico della Lazio mi ha regalato la maglietta della Roma, e così deve essere, quindi grande interconnessione, diciamo, di... posso dire, ecco, di questa socialità. Però sul campo il giallorosso la deve prevalere sull'altra sponda del Tevere, questo proprio a livello, diciamo, tipicamente sportivo. Più in là dello sport non bisogna andare con lo sfottò. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo giovedì con Ponte Milvio e con questa è la Roma, alla prossima. La vita è una ruota che gira, adesso sa perché l'amore non si ferma mai, non si ferma mai. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.